Viene
Ed è il sonno, questa guarigione, questo cieco guarito, diventa un modello, un esempio, diventa la storia di una vocazione. Nessuno si fa cristiano da sé, nessuno diventa cristiano da sé, ma c'è una chiamata di Dio, una chiamata di Dio attraverso la Chiesa, attraverso coloro che ci credono, attraverso i testimoni. E una vocazione, come dice il cieco, una vocazione alla fede in Cristo e una vocazione anche al discepolato. La fede. Né avere una sorta di condizioni questo è immaginato dalla società, immaginato forse anche a livello religioso, mi sorpassa tutti e diventa un vero discepolo. E concludiamo con un pensiero sulla seconda lettura. Tutta la lettera di Ebrei ci presenta Gesù come sono unico eterno sacerdote, però il pezzo che abbiamo ascoltato ci parla di un aspetto particolare del sacerdozio di Cristo. Questo, il sacerdozio di Cristo